Logos Web Radio. Eccoci di nuovo su Blogos Web Radio. Continua la nostra rassegna di interviste dedicate ai giornalisti minacciati e dopo aver ascoltato la testimonianza dei giornalisti di Calabria Ora, Angela Corica e Agostino Pantano, abbiamo intervistato il direttore del giornale Paolo Pollichieni. Viste le intimidazioni subite da diversi cronisti della testata, gli abbiamo chiesto quali secondo lui i motivi delle particolari attenzioni che il giornale ha ricevuto da parte delle organizzazioni criminali e poi un commento anche in generale sulla informazione calabrese. È un giornale che è nato all'insegna di una scommessa, dare tutte le notizie, anche quelle che molti altri organi di informazione così per vari motivi non danno. Già tiene coerenza con questo impegno, è chiaro che una certa sovraesposizione ce l'hai, anche perché rompi una consuetudine che magari è di una informazione più avattata, con più selezione, insomma. Quindi voglio dire, tutto sommato, operando in un ambiente difficile come la Calabria, non dico che ce l'aspettavamo, ma certamente ci sorprendiamo poco nel vedere che molti nostri collaboratori hanno queste, tra virgolette, attenzioni. Certo, una cosa mi dà fastidio, l'ho anche comunque avuto un modo di dirlo. Questa è una professione dove si insegue lo scoop. Nel nostro caso noi preferiremmo non fare alcuni scoop, preferiremmo cioè che alcune notizie che per la loro portata sono sicuramente a conoscenza anche degli altri, le pubblicassero anche gli altri. Ecco. Invece fai lo scoop anche quando la notizia è notoria, però evidentemente è una di quelle notizie che dà un po' di fastidio e gli altri decidono di non pubblicarla. Faccio un esempio, ecco. Nelle scorse settimane noi abbiamo pubblicato che alle nozze della figlia di quello che può essere il provenzano calabrese, insomma, di Condello, del boss Condello, a questo matrimonio venne letta un telegramma di auguri e di benedizione del Santo Padre, e questo aveva creato più di un... Questa notizia non l'avevamo solo noi, però l'abbiamo pubblicata solo noi, e qualche reazione un po' antipatica nei nostri confronti c'è stata. Ecco, parliamo di uno scoop? No, non è uno scoop, è una notizia che altri hanno deciso di non dare, ecco. E purtroppo non è un caso isolato, ecco, questo è... Io lo guardo sotto l'aspetto della sovraesposizione, perché è chiaro che questo è un po' pesante. Considerata l'insistenza delle organizzazioni criminali nell'intimidire i giornalisti che cercano di fare degnamente il proprio lavoro, abbiamo chiesto al direttore se secondo lui i mafiosi hanno realmente paura dell'informazione oppure se hanno soltanto la volontà di affermare, di sottolineare il proprio potere e la propria supremazia all'interno del territorio. Allora, intanto partiamo da un'idea. Se è vero che il migliore alleato dell'organizzazione mafiosa è l'omertà, per contro ne consegue che il peggior nemico è il parlarne, è il discuterne, il dire, è lo scrivere, giusto? E questo è un primo aspetto. Poi ci sta anche l'idea di avere un controllo del territorio, che non è solo controllo fisico, ma è anche controllo psicologico, e quindi non tollerare che nel territorio si levino alcune voci e soprattutto si promuovano alcune critiche. A questo aggiungi che nel momento in cui sul territorio si cerca di fare qualche affare, anche magari con la benedizione delle amministrazioni locali, la cosa va a buon fine se non finisce sui giornali, se no insomma si complica maledettamente. Ecco, quindi ci sono una serie di motivi per cui l'andrangheta è, tra virgolette, costretta a marcare stretta l'informazione. Tornando alle minacce subite da alcuni dei cronisti del suo giornale, abbiamo chiesto al direttore Pollichieni in che modo la redazione reagisce alle intimidazioni e quali possibili interventi concreti affinché i giornalisti non restino da soli davanti al pericolo, all'eventualità di nuove minacce. Quello che faremo noi è fare questo lavoro così, cioè, voglio dire, senza urla e senza grandi cose, però qui basta ben poco per finire al centro del mirino, cioè basta che tu dai le notizie, sia pure con tutta la serenità con cui si possono dare alcune notizie.
notizie che certamente sereno non sono. Noi non conosciamo un altro modo di fare questo lavoro, quindi poi siamo un giornale anche giovane che è entrato in un mercato difficile, abbiamo l'obbligo di mantenere questa linea, perché sennò non ci sarebbe motivo per cui un lettore dovrebbe avvicinarsi a noi. Quindi noi manteniamo questa linea perché è l'unica che conosciamo e l'unica che ci appaga. Quello che faranno gli altri, io spero se ne facciano una ragione, però molto dipenderà da come si atteggiano anche altre istituzioni. Quello che stiamo cercando di fare è aumentare i potenziali bersagli, cioè far vedere che non è una scelta del singolo, che è la linea di tutto il giornale, che quindi tutto sommato accanirsi contro uno di noi non risolverebbe, ma anzi creerebbe più tensioni, più attenzioni. E questi sono i meccanismi di difesa che abbiamo, sono questi, ecco, evitare fughe in avanti di individualistiche, evitare sovraesposizione del singolo collaboratore, scrivere tutti sulle cose più delicate, eccetera. Ringraziamo il direttore Paolo Pollichieni. Per ulteriori informazioni www.politicamentescorretto.org. Un saluto da Giusy Gullo, Blogos Web Radio, www.iblogos.it.